Credo che se abbastanza persone lo facessero, cosa accadrebbe? Gli uomini pieni di pace favorirebbero la pace, e pace sarebbe. È un gruppo questo che ha trovato la sua sede in Germania. Abbiamo gruppi a Gerusalemme. Ciò mi commuove sempre. La guarigione. Solo di questo si tratta. Healing. It's about. Im Jahre 2002 kam ich nach Israel und habe in Jerusalem eine Gemeinschaft. Nel 2002 mi sono recata in Israele e a Gerusalemme ho ottenuto un'ora di comunità. Arrivò una donna, era molto scettica e si sedette con fare analogo. All'incirca, a metà dell'ora di comunità, cominciò a piangere, in modo violento. Poi si calmò, via via sempre più, e alla fine dell'ora ci ha confidato che era venuta con un grandissimo odio verso i tedeschi. Aveva sempre davanti agli occhi l'immagine di ciò che allora, da bambina, durante le persecuzioni ebraiche, aveva dovuto vivere. Tutta la sua famiglia è stata uccisa dai tedeschi. Lei fu l'unica sopravvissuta. Und sie war die einzig Überlebende. Und so saß sie vor mir und ich stand vor ihr als Deutsche. Così lei sedeva di fronte a me e io, tedesca, ero in piedi di fronte a lei. Sì, dopo tutto questo, lei mi ha abbracciato ed è stato un autentico legame di cuori. Ha detto di essere libera. Non aveva più odio. Per lei fu qualcosa di grandioso. Ich stamme von Galizien, Polen. Heute ist das Ukraine. Io vengo dalla Galizia, Polonia, oggi Ucraina. Sono stata nel ghetto di Nadvorna, presso la città di Lemberg. Sono rimasta isolata dal resto del mondo per 13 anni. Non uscivo più. Für mich das was kommen von Deutschland, Leute. Che arrivino gli amici di Bruno dalla Germania è per me un miracolo grandissimo. All'inizio non ci credevo quasi per niente. Das Anfang fast unbeglaubt. Unbeglaubt. Credo sia una grande storica. Mi mancano le parole per dire in tedesco cosa significhi per me. Che dalla Germania, dal popolo tedesco, vengono da noi, con tutto l'amore, persone dal cuore aperto, per aiutarci. Ed è qualcosa di meraviglioso poter far questo, in quanto tedeschi che non hanno una bella storia alle spalle nel Terzo Reich. Portare agli altri popoli quella che davvero è una buona novella, qualcosa che significa veramente salvezza. Lo abbiamo sperimentato quando eravamo in Inghilterra, proprio in questi posti. Londra, Birmingham, Manchester. Le tre città, lo abbiamo saputo dopo, che furono le prime a essere bombardate. Ci ha toccato molto da vicino ed anche essere stati accolti con amore. I fratelli Damir e Ivo Kovacevic vengono dalla Croazia, ma sono cresciuti in Germania. Qui sono venuti a conoscenza alla fine degli anni Ottanta di Bruno Gröning. Nel 1995 Damir è tornato in Croazia per costruirsi una vita. C'era ancora la guerra nella ex Jugoslavia. Qui da noi l'odio era stato ben forgiato. Durante tutta la guerra, che sarebbe potuta scoppiare già prima, proprio a causa di tutto quell'odio, sono stati riportati danni spaventosi, anche negli uomini, anche a livello psichico. Quest'odio sempre presente, lo dico con consapevolezza, che è sempre stato presente. Lo vediamo continuamente. Le persone vengono nel circolo degli amici, nelle comunità e attraverso l'assunzione della forza guaritrice, attraverso questa forza divina, semplicemente cambia il loro modo di pensare. Attraverso lo Heilstrom, attraverso la forza di guarigione, attraverso l'assorbimento e la frequenza delle ore di comunità, arriva la cognizione e poi anche il desiderio e infine la forza di consegnarlo davvero, quell'odio.
Dunque l'odio lo si può consegnare. Poi arrivano i regali. Come prima cosa arriva la propria salute. Per esempio, la nostra signora Beritic, guarita dal Sudek, lo ha sperimentato da sé. Gli amici di Bruno Gröning hanno sperimentato come attraverso l'assunzione dello Heilstrom si siano liberati dall'odio o dai sentimenti di vendetta e come poterono perdonare i loro ex nemici. Nella ex Jugoslavia tali guarigioni sono particolarmente frequenti. Io ho studiato storia e ho visto che prima che l'odio tra i popoli venga nuovamente abbattuto, spesso ci vogliono generazioni intere. Non accade semplicemente così. Qui accade in modo stupefacente, nell'arco della stessa generazione. Io conosco una signora, per esempio, che ha detto: lì non ci andrò mai più. Accade allo scoppio della guerra. Di tutto quello che è accaduto ho ritenuto responsabili i serbi, l'intero popolo. Con quel popolo non volevo aver più niente a che fare. Giurai a me stessa, quando questa guerra fosse finita e io fossi stata ancora in vita, che i miei piedi non avrebbero mai più calpestato suolo serbo. In un viaggio è venuta con noi e tutto finì lì. Sì, lei è di Sarajevo e lì è stata guida di comunità. Venne da lei a Sarajevo una donna serba chiedendole aiuto. Era un'amica. Lei era la sua guida di comunità e naturalmente l'ha aiutata. Aveva parenti in Serbia e lei aveva davvero giurato di non mettere mai più piede in territorio serbo. E ad un tratto un sì. Conferenza introduttiva in Serbia. È venuta con noi, lo ha raccontato, e i 50 amici, gli amici serbi lì seduti, c'ero anch'io presente, avevano tutti le lacrime agli occhi. Lei lo ha raccontato davanti a tutti. Parlai di com'era allora Sarajevo e di come lì avevo resi tutti responsabili dell'accaduto e anche io non volevo aver niente, assolutamente più niente, a che fare con nessuno di loro. Eppure adesso sono qui e sono felice di esserci e di poter vedere tutti e semplicemente di parlarne, di quale regalo avessi ottenuto con ciò. Riconobbi che ero finalmente libera, che non c'era più alcuna rabbia e che si deve perdonare. Quando ebbi finito ci fu il silenzio. Quando li guardai vidi che piangevano. Nessun occhio restò asciutto. C'erano molti uomini e donne là. Mi resi conto che tutti avevamo sentito qualcosa di simile e che adesso, attraverso l'insegnamento, avevamo ricevuto la grazia di essere nuovamente liberi. Liberi da questo sentimento che ci rendeva infelici, senza che lo sapessimo. Molti di noi non lo sapevano. Questo fu ciò che rese tutto così speciale. Io sapevo che per me era qualcosa di particolare e fui così grata, sono così grata di essere in questo circolo degli amici. Quello che sperimentiamo, quello che succede. Per esempio, siamo andati a Belgrado e abbiamo visitato le comunità. Ci hanno accompagnato diversi amici dalla Croazia e dalla Slovenia. Hanno partecipato, si sono seduti insieme per ore, hanno parlato insieme dell'insegnamento. È assolutamente geniale. Adesso c'era il convegno a Zagabria. Lì per la prima volta sono venuti 25 amici dalla Serbia. Non erano mai stati così tanti. È che lì degli uomini, non dei politici, che in qualche modo agiscono politicamente, che normalissimi cittadini di Serbia e Croazia partecipassero e parlassero insieme. Io non so se altrove accada qualcosa di simile. Per me era del tutto eccezionale. La cosa mi riempì particolarmente. Mi ha anche dato la spinta a continuare sempre. Nel maggio 2013 a New York, il circolo degli amici di Bruno Gröning è stato insignito di un onore speciale. Nella Cappella Ecumenica Tillman delle Nazioni Unite, la World Peace Prayer Society consegna a Dieter Häusler il premio Peace Paul per la pace per il circolo degli amici, un riconoscimento con cui in passato sono state onorate altre personalità importanti, come i premi Nobel per la pace, Madre Teresa di Calcutta, il Dalai Lama e Papa Giovanni Paolo II. Good afternoon, everyone. Welcome to the United Nations. Il World Peace Prayer Society, abbreviato WPPS,
è un'organizzazione non governativa associata alle Nazioni Unite e si è prefissata lo scopo di raccogliere gli uomini della Terra sotto il motto «Possa esservi pace sulla Terra». Il premio è stato consegnato dalla rappresentante delle Nazioni Unite del WPPS, reverendo Deborah Moldov. È davvero speciale e molto opportuno che ci siano qui gli amici di Bruno Gröning. Proprio adesso, in questo tempo che il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha definito i tempi del grande cambiamento. Quando il nostro corpo è sano, la chiamiamo salute, e quando il nostro mondo è sano, la chiamiamo pace. Quando guariamo noi stessi, guarisce il mondo. È per me un onore consegnare oggi agli amici di Bruno Gröning un premio per la pace. Bruno Gröning, today. And so with gratitude for the Così, con gratitudine per il lavoro bello e disinteressato degli amici di Bruno Gröning, vorrei consegnare in nome del World Peace Prayer Society il premio Peace Paul a Dita Häusler e Susanne Royce. Thank you so much. Thank you so much. I see it's a sign. Io questo lo vedo come un segno per Bruno Gröning e la sua opera. E lo vedo come un segno per tutti gli amici di continuare il suo lavoro, di diffondere sulla terra pace, amore e salute. Thank you so very much. Thank you very much.